Fare con Paolo un ruolo del genere significa innanzitutto potersi mettere a disposizione di una caratteristica per cui la commedia italiana, con maestri che basta dire Concelli, eccetera, permettono, come dire, di mostrare, questa è la parte qui, diciamo, eccelliana, la storia della maleducazione dell'italiano nel dopoguerra. Questa era una definizione che mi dava un certo rispetto allo spirito della commedia all'italiana. Per me aver fatto quel ruolo in una situazione che tutti proprio abbiamo conosciuto è significato anche mostrare un aspetto, diciamo, quando sei messo in una condizione che è più grande di te, è fatale che se c'è qualcosa che può venire fuori sicuramente quasi sempre il peggio. Ora, laddove ci sono occasioni, situazioni drammatiche, per noi italiani è molto, molto facile poter trovare qualche cosa da ridere. E per questo la commedia, che è molto, molto, molto complessa da un certo punto di vista, in mano a Paolo, diventa davvero un essere in buone mani. Per cui mi ha permesso anche di mostrare degli aspetti anche nella dimensione dell'attore, che si vivono queste cose. In quel film si racconta all'interno di quella catastrofe naturale, che sia la siccità che diciamo dei resti del Covid, si vedono diverse situazioni. Quindi è orale, perché il protagonista è la situazione. Quindi tu diventi una funzione di quella, di quel, cioè i personaggi non cambiano nulla all'interno, no? Diventano una situazione che ho imparato. Tutto quello che voi sentite è, come dire, una rielaborazione di tutte le cose che diciamo, ho sentito, imparato, eccetera. Quindi i spettacoli sono dei crogioli nei quali corrivano tutta una serie di cose che un attore ha sentito, ha visto fare. Quindi di originale da parte mia non c'è un bel niente, io ho rubato. Se dovessi dire da chi, da cosa, eccetera, beh, per esempio, io ho rubato tantissimo da. Ho dovuto rivedere il film di Paolo prima di fare la società, e ho dovuto rivedere la performance di Fabrizio, da Romano, ho potuto vedere diversi. Cioè, la commedia richiede attori e sensibilità soprattutto, diciamo, è un laboratorio chimico molto complicato perché basta un niente per mandare tutto il bacco. Quindi, stringendo, non voglio allungarmi troppo, per me è stata un'occasione per l'aspetto che offro, le cose che mi vengono offerte al cinema, di solito notoriamente buoni, cattivi, sofferenti, strani, per me è riuscire a trovare in quel ruolo un aspetto dove non solo prendi. Prendersi in giro è solo un modo per farsi capire, ma c'è di più, cioè c'è la possibilità di mostrare intanto un carattere umano, poi un carattere italiano e poi degli aspetti che appartengono alla mia professione. Quindi ho trovato il coraggio, che era positivo di essere in buone mani, di fare cose che io non vedevo l'ora di fare, non vedevo l'ora di andare sul set. Dico, l'abbiamo fatto sotto Covid, diciamo, non era così, siamo riusciti a farlo. Per cui io sono grato di insomma, potrei andare avanti per ore, qua non potrei andare avanti per ore, però ecco, è stata un'esperienza che mi ha permesso di essere molto stupido. E avevo chiesto più volte a Paolo, fammi fare bello e stupido, una grande produzione, però una produzione che diciamo richiede anche un certo coraggio, perché parlo di però rispetto allo schermo, rispetto alla cinepresa, rispetto a quello, non, diciamo, che importa di me, era il fatto di poter esprimere attraverso la figura del genere degli aspetti. Però se dice poi bello e stupido sono su.
No, io sono molto attratto dalla stupidità, devo dire, è una cosa che mi attrae molto. E questo film mi ha permesso di sondarla, anche la mia, perché comunque non posso non conoscere tutto quello che faccio per voi, degli aspetti del lavoro dell'attore che sono presenti. Però mi devi interrompere. No.